E infine Diego Fusaro si guadagna da vivere come filosofo. È famoso per definirsi oltre la sinistra e diverso dalla destra. Peggior nemico chi lo critica per gli eccessi mediatici. Stato d'animo neosovranista. E allora, dice allora, e allora, allora intanto nelle casse italiane ci sono meno soldi. Ma no, scusa, abbi pazienza. Sentiamo Fusaro. Certo. Proviamo a fare un po' di ordine concettuale, semantico ed ermeneutico. Anzitutto riscontriamo tutte che abbiamo le cose smesso di credere, abbiamo smesso di credere a Dio e parliamo di paradisi fiscali. Abbiamo smesso di curarci della miseria endemica della società odierna e parliamo di sofferenze bancarie. Questo è il primo punto da cui partire. Secondo punto, chi è che oggi detiene il potere? Chi è la classe dominante oggi? Risposta, la classe dominante oggi è un'aristocrazia finanziaria composta non dai migliori o aristoi, ma da una classe che condivide con la vecchia aristocrazia il fatto di non campare del proprio lavoro. L'aristocrazia finanziaria oggi odia il lavoro borghese, imprenditoriale e dei lavoratori, classe media, e sta esattamente vivendo tramite rendite finanziarie, tramite furti legalizzati come quelli che avete mostrato poc'anzi, tramite il sistema bancocratico poc'anzi messo in evidenza, tramite rapine legalizzate che si leggono puntualmente come crisi finanziaria. Ma rapine, non lo so, è una strategia che purtroppo avviene a norma di legge. È un metodo di governo, sono al potere costoro oggi, è bene averne contezza.